Il primo elemento è l'agenda, il secondo è il passepartout ed il terzo è la bacchetta magica. Sono Maura, la governante. Il ruolo di governante consiste essenzialmente nel coordinare e organizzare il lavoro di cameriere piani, facchini, guardaroba. Quindi si tratta di pulizia delle camere, aree comuni e allestimento del centro congressi. Per questo motivo, fra gli oggetti ho scelto l'agenda, che mi aiuta nella pianificazione sia della mia vita lavorativa che della vita privata, che credo debbano andare in perfetta sintonia. Il passepartout è l'oggetto simbolo della governante. Le dà accesso a tutte le camere e a tutti gli altri locali. Adesso è una leggera scheda magnetica, ma un tempo il passepartout era un insieme di tante chiavi che annunciavano l'arrivo della governante sui piani dal tintinnio pesante che si trasportava dietro. La bacchetta magica rappresenta l'elemento del gioco, della fantasia e della leggerezza di questo ruolo. Aggiungere questo tocco personale mi aiuta ad affrontare meglio la giornata e a non essere sopraffatta dalle responsabilità. Il primo consiglio che voglio dare a chi si avvia verso questa nuova professione è di creare un forte spirito di squadra. La squadra deve essere forte, motivata, formata e tutta orientata verso lo stesso obiettivo, che è il benessere del cliente. Il secondo consiglio è quello di saper comunicare in modo chiaro, utilizzando tutti gli strumenti che le nuove tecnologie ci consentono. Per nuove tecnologie intendo dalle app dedicate ai più comuni servizi di messaggistica. La comunicazione deve essere rapida, direi in tempo reale, perché in tempo reale cambiano le richieste dei clienti e quindi le esigenze di servizio. Il terzo consiglio è avere la consapevolezza dell'importanza del reparto che si va a gestire, l'housekeeping. Noi siamo l'anima dell'albergo. Il nostro sorriso, il senso di pulizia, il senso di ordine, i profumi che si sentono nella hall, nei locali comuni, nelle camere, tutto contribuisce a creare l'esperienza del cliente, che lo renderanno felice e lo spingeranno a tornare da noi.